Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video chiacchiericcio, ovvero vlog, nonché make up. Allora, questo video è per parlare un po' di come mi sono truccata oggi e di come sono e di dove sono andata oggi. Allora, cominciamo prima dal trucco, ovvero come trucco ho questo, vedete? Questo qui. Non è nulla di che, aspettate che mi accosto un po'. Però a me piace e non è male per niente. Poi come fondotinta ho applicato insieme alla spugna questo qua, vabbè, adesso è un po' zozzetta, fregatevi, non vabbè, l'ho usata oggi, tanto tra poco la dovrò, tra poco appena ne ho voglia la devo lavare. E questa è la il fondotinta con cui mi ci trovo benissimo, molto buono. E anche una ha un'ottima coprenza, non è che copre chissà quanto, dipende dallo strato che volete farne voi. A me piace da matti perché non copre troppo, ma non copre neanche poco, quindi è molto buono. Mi piace perché è del giusto colore. Ecco perché, vedete, questa è della Essence, è top. Eccolo qua, Essence, e niente. Poi questa è la spugna con cui ho applicato il fondotinta, un po' zozzetta, però vabbè, ci sta, l'ho usata stamattina, come tutte le altre mattine che utilizzo. Poi il correttore della L'Oreal Infallible, questo qua, 327 cashmere. Non so cosa sto facendo vedere, spero di sì, che sia giusto. No, aspettate, era così, sì, 327 cashmere, vedete? Già. Sperando che voi lo leggiate giusto. E nulla, questo è al dritto, perché io non lo so cosa sto facendo vedere. Cioè, lo so cosa sto facendo vedere, però vabbè, niente. Per dirvi che questo è il 327 cashmere, e correttore infallibile della L'Oreal. Allora, come correttore non è male per niente, copre benissimo. Cioè, allora, ci sono parecchi pareri discordanti, dove sì, dove praticamente dicono che questo correttore copre ma non abbastanza, oppure va addirittura nelle pieghe. Io non direi così, però vabbè, ognuno è libero di dire quello che vuole, ovviamente, come credo che è giusto che sia, anzi senza dire il credo, perché è giusto così. Questo è il correttore, questa è la sua spugnetta, eccolo qua, vedete? Già. Niente, e lo sto quasi terminando, non so se si capisce, ma lo sto terminando. Nulla, poi ho utilizzato questa matita qui, le sopracciglia tanto non si discute, le ho fatte con questa della Essence, questa matita qui della Essence. Poi dove ho messo qua la terra bronzer della Essence, che mi ci sto trovando molto bene. Sì, quasi tutta a tema Essence. E anche questo non è male per niente. Mi sta piacendo davvero tanto. Molto buono. Molto buono. E come dire, aspetta un secondo. Ok. Mi piace davvero da matti. Colora giusto. Fa. Vabbè, io preferisco, come suol dire, come dice il mio relax, il canale mio relax. Non mi ricordo il suo nome. Pardon, ma non mi ricordo il tuo nome su Instagram, il tuo vero nome. Comunque, il canale del mio relax dice che preferisce i bronzer al blush. Anche io sono della sua stessa opinione. Quando sto utilizzando questo tipo di blush, che è un po'. Sì, sembra un po' chiaro. Però mi piace e lo utilizzo perché poi quando l'ho andata ad applicare sulle gote diventa effetto bronzato, appunto, come dice la parola stessa. Già. E
questo è il bronzer, vedete? Adesso sarà vicino così sembra ancora più chiaro. Però, dato che se lo metto così invece è più scuretto, dai. Sì. E questa è la tonalità più chiara che c'è, numero uno. La prima tonalità chiara, vedete? Anche qua c'è numero uno. Poi, come blush, appunto, andiamo su blush. Ho applicato questo della Rimmel, ops, all'incontrario, della Rimmel Maxi Maxi Blush, della, appunto, Rimmel, numero 003 Wild Card. Eccolo qua, questo qui. E non è male per niente, anzi, ragazzi, mi piace da matti, molto bello. Dovete stare attenti, non ci penso che ve lo dico io, ma ve lo dico lo stesso, perché fa abbastanza macchia. Cozza tantissimo, se non cozza, vabbè, macchia tantissimo le gote se non lo smorzate un po', ecco tutto. Vedete, se ve lo avvicino sembra più scuro, se ve lo lontano sembra più chiaro. Non lo so se dire così o diversamente. Boh. Comunque niente, questo blush io l'ho fatto il bucone e è già tanto. Già. Poi, andando sugli occhi, perché ho fatto una rima, sì, ciao, una riga di eyeliner, rima, vabbè, ciao, King Cole, come si scrive? Vabbè, dalla W7, stavo leggendo una cosa per un'altra, però quello è la matita della W7, matita nera per gli occhi, per fare un eyeliner. O anche sotto nella rima inferiore, no, io ho utilizzato solo, vedete? Sì, solo quella. Già, ho utilizzato solo questa qui di matita, non so cosa voi vediate. Allora, si vede, sì, qualcosa. No, se non trovo gli occhiali c'è poco da dire. Comunque, questa è la matita. Aspettate che tolgo qua. Questa è la matita, questa è la punta della matita. Si vede qualcosa? Sì, dai, che si vede. E nulla. E poi, che dire, questa è la mia matita che ho messo. Se non mi avvicino non lo noterete mai. Vedete qua? Sì, adesso sarà un po' mangiata il mio occhio, perché ho l'occhio piccolo. Non so se voi l'avete percepito, ma ho l'occhio parecchio piccolo. E quindi per questa cosa che sì, ragazze, che ogni volta che io apro e chiudo l'occhio mi fa questo scherzetto che un po' se ne va un po', sbiadisce un po' la matita, ecco tutto. Nulla, passando invece per l'outfit, come outfit vi faccio vedere. Allora, ho questa qui, vabbè, non mi alzo, però ve lo dico, ho un pantaleggings. Poi non volevo mettere il pigiama perché quando sono entrata a casa dalla Maddalena volevo mettere il pigiama, poi a un certo punto non ci ho più pensato perché mi sono messa a mangiucchiare, a spiluccare qualcosa, come dice Eleonora Moccio qua su YouTube, a spiluccare, a mangiare qualcosa, a pranzare, insomma. E poi, dopodiché, volevo mettere in pigiama, mi è venuto il pensiero di mettermi il pantalone in pigiama, ma invece sono ancora pantaleggings, questa maglia qui. Questa col cappuccio che porto sia in casa che anche per metterla per uscire di casa, più questa che non l'ho più messa per uscire perché mia nonna si è fissata che ce l'ha una signora anziana, ma vabbè, dettagli. E niente, quindi una signora anziana qua delle mie zone di Palau, e quindi io ho detto no, allora se mia nonna mi deve dire cose che a me non mi stanno tanto simpatiche, però vabbè, ci sta, le nonne sono sempre le nonne. Quindi l'ascolto, ogni tanto come va a me, l'ascolto. Quindi questa maglia non la metto più se non per stare in casa a riscaldarmi un pochettino, perché quando io ho freddo, c'ho il riscaldamento in casa, ma non lo accendo in continuazione perché le tasse qua ci stanno avvolgendo come non so cosa, ci stanno tartassando appunto di tasse. Ho fatto bene la rima, però è la verità, ragazze. E quindi ho detto, anziché accendere il riscaldamento o la stufa a pellet, perché prima che la stufa a pellet,
Utilizzo questa maglia, me ne metto anziché una, due, vabbè, ho anche la maglia intima, questa qua, ma utilizzo anche questa e non ho bisogno di accendere per forza la stoffa pellet, tanto quella la dobbiamo pulire, arrivata alla sera tardi. Oddio che occhi rossi che ho, vedete, ho gli occhi rossissimi, pazienza. Poi, come scarpe avevo le Enval Soft, degli stivaletti, che non faccio vedere perché non voglio di annoiarvi a chiudere il video, andarmene e tornare, no? Preferisco dirvi, vabbè, tante l'avete visto io migliaia di volte, sono degli stivali che dentro hanno la pelliccia e fuori invece sono tutti belli, tipo della Kobe Pel, ma neanche, sono tutta pelle fuori. E al di fuori, vabbè, non so come descrivervi, ve l'avete già capito, penso. Se no faccio una foto, altrimenti guardate altri video dove vi mostro i miei stivaletti. Guardo giù perché sto guardando che lì ho gli stivali a fianco al letto. Comunque niente. Allora, ho le pantofole, anche se non dovrei dirvelo, però ho le pantofole, quindi ecco perché. Sì, mi sono messa un po' comoda, non dico proprio il pantalone di pigiama perché avevo il pensiero di volermi mettere il pantalone di pigiama, però alla fine ho detto va bene, pranzo, se no poi mi viene mal di stomaco e alla fine ho pranzato e mi ho scordato di indossare il pigiama per stare più comoda, per stare, parliamo come mangiamo, per stare più comoda in casa e niente, a posto così. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho questa maglia qui col cappuccio, la vedete? Sì, sì che si vede. E poi vabbè, ho i lacci di questa maglia qui, proprio qua sotto, vedete come, aspettate, vi abbasso l'inquadratura. Vedete come ce l'ho? C'ho queste due ballerine qui, belle belle, disegnate alla maglia, poi ho questa maglia qua, già. Questa maglia, aspettate che qua, ok, sì, è fermo la cosa, come dire, sì, il morso del telefono, se non porca mi cade il telefono per terra, mai sia, mai, mai, per carità, quello che l'ho pagato poi. Questa è la maglia che ovviamente ho preso in piazza al mercato, è caldissima, confortevolissima, è bella, mi piace, a me non lo so, non la fa più impazzire questo maglione, questa maglia a giubbino, ma vabbè, pazienza, ognuno ha i propri gusti. E questo è il cappuccio, quest'altro ha un altro cappuccio, ha un suo cappuccio e basta. A parte i pantaloni che ce li ho di qua, vedete, questi sono i pantaloni, se non l'avete visto un pezzo. Ciao. Ebbene sì ragazzi, questo era tutto, non so ancora cosa abbiate visto, ma allora, la location, spero che fatemi sapere se vi può interessare la location dando le spalle alla, come dire, sì, dando le spalle alla postazione del trucco barra computer, o se volete che vi metto di così, dando le spalle al letto, ma perché di fronte a me c'è il letto. Se do le spalle al letto, mi vedete che giro la telecamera di qua. Se no, non so se mi avete capito. Sì, allora se mi metto così, do le spalle al letto. Se no, se mi metto così, allora do le spalle. Fatemi sapere insomma se vi piace più questa postazione o un'altra postazione, tipo vicino lì all'armadio oppure qua. Ditemi un po' voi, alle spalle all'armadio, per cui qui è di fronte all'armadio, oppure sul letto, ditemi un po' voi dove volete che mi metto per non fare troppa confusione dietro di me. Non dico che qua non siano già l'argomento make-up, eccetera, cioè make-up, beauty, però vabbè, fatemi sapere voi. Ditemi sotto i commenti se vi piace sul divano, sul letto o addirittura qua dietro, cioè con le spalle girate alla postazione computer barra trucco. Ditemi un po'. Fatemi sapere, aspetto qua tutti i vostri commenti e
no, ci vediamo al prossimo video. Prossimo videuccio. Ok. E niente, noi appunto, scusate, ah, mi ha detto che non ho messo il mascara, perché il mascara lo sapete che metto ogni tanto, ma dico ogni tanto, sempre questo qui, vedete? È verde, sì, lo so se non l'ho supposto, però è bellino, dai, mi piace, bellino per modo di dire che non fa delle ciglia, chissà che però, un volume chissà che perché io ho già delle belle ciglia, non per vantarmi, ma perché ho delle ciglia veramente lunghe, perché sono lunghe le mie ciglia di suo, mia madre le ho già lei di suo, lunghe, belle, lunghe e folte, e io ho preso da lei. Già. E così è. E niente, questo era tutto, e basta. Ok ragazze, allora noi ci vediamo al prossimo video e a posto così, va bene? A presto ragazze, ciao, a un prossimo video, un bacio, ciao, 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 ciao. Ah, like, commento e se vi va attivate tutta la campanella se vi iscrivete. Ciao, 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 ciao. Zombie apocalypse.